Valberla. Se Paolo, Vicenza viene da due partite giocate bene, che ha portato via meno punti immeritatamente, perché doveva, però voglio dire, brucia, no? Credo. Molto. Molto. Molto per... Questo cosa crea però? No, ansia. Crea molto dispiacere, molto sconforto, perché il lavoro pensi che porti a risultati che meriti, ma nel calcio non è così, perché non è una scienza matematica. Siccome tutti dicono che la ruota deve girare, che poi prima o poi ruberemo anche noi, da quando sono arrivato non abbiamo ancora rubato una partita. Io spero che si giri questa cosa. Com'è? No, l'amore è buono. Siamo dispiaciuti, perché andare a giocare una partita con il Bari e portare a casa zero punti è... Ti rimane la mare in bocca, perché una squadra costruita per stravincere il campionato, noi siamo andati là, abbiamo fatto la partita e anche il pareggio secondo me era striminzito. Poi leggo di tante cose, io ho detto che secondo me fanno parte di questo carrozzone del mondo del calcio, però mi dispiace, perché i ragazzi non meritano questo, perché so quello che mi danno, mi stanno dando, anche questa settimana ci sono allenati molto bene. È chiaro che la classifica adesso, prima era bellissima, adesso è bellina. È così corta che bisogna vincere venerdì, bisogna tentare di vincere venerdì per rimetterla bella come era prima della partita. Uno sconto della diretta rivale vorrebbe dire scavalcare loro, metterli definitivamente a 4 punti loro, che non sarebbero pochi, e quindi tenteremo questo. Però abbiamo di fronte una squadra importante, perché davanti secondo me è una delle squadre più forti del campionato. La sanità, parliamo di Vicenza, che non ci facciamo mai mancare niente. Avevamo la coppia migliore di portieri. Adesso non abbiamo nessun dei due. Questo che cosa vuol dire? No, ma intanto ti chiedo come stanno. E se... Allora, Benussi sicuramente non ci sarà. Vigoretto siamo 70 sì, 30 no. E se no giocherà Costa. Questo è il campionato del Vicenza. Questo è il campionato del Vicenza. Ecco cosa vuol dire, che voleva dire che se non erano bravi questi ragazzi a venirne fuori, noi potevamo essere al posto del Trapani. Perché tutte le volte, io non ho mai visto, non mi è mai capitato da quando alleno di fare in una stagione 4 sostituzioni per il portiere. Io ho già avuto 4 sostituzioni per il portiere a partita in corso, e quindi mi dispiace, perché mi priva di un cambio di movimento. In più, adesso addirittura 2, dove avevamo i 2 più forti, secondo me, della categoria, adesso siamo tutti e 2 in dubbio, di cui uno sicuramente non farà parte. Benussi si gioca, avrà sempre lo stesso problema. Avrà sempre il problema di non poter calciare, quindi dovremo... un problema che allunga la squadra. Ieri abbiamo cercato di fare delle situazioni per non fare questo, però molte volte potrà avvenire questo di allungare la squadra. E quindi dobbiamo essere pronti anche a questo. L'altro punto di domanda è Babbo, come sta? Non sembra proprio in grande forma. È in grande forma, ma ha problemi fisici. Ha problemi fisici e anche lì dobbiamo sopperire. Abbiamo De Luca che viene, anche lui, che non possono ancora in questo momento giocare insieme, perché sono due giocatori che hanno una condizione non ottimale, e quindi sarebbero due cambi sistematici, e quindi devo anche salvaguardare questo. Ma ce la fai, Babbo? Io spero che oggi faccia un allenamento pieno, definitivo, e mi dia l'ok per giocare. I primi 2 allenamenti non l'ha fatti con la squadra, lunedì e martedì, ieri in parte, oggi spero che con le cure che lo staff medico ha fatto durante questi 3 giorni, oggi dia la disponibilità totale. Però questi sono altri problemi che si aggiunge al Vicenza. Il Vicenza nasce sotto una cattiva stella della stagione e dobbiamo portarcela fino in fondo. Ecco perché dico, il lavoro che stanno facendo questi ragazzi è una cosa importante, perché poteva essere una stagione veramente brutta. Invece l'abbiamo rindirizzata con grande forza per renderla adesso molto bella. E poi cerchiamo di proseguire su questo. Senti, all'andata è finita 3-2 per il Vicenza, bella partita, una delle poche soddisfazioni che abbiamo avuto, e all'andata aveva sempre pensato 2 gol signori. Pare invece di capire che forse signori domani non parte. Non lo so, la formazione la svelerò venerdì sera a loro. Adesso siamo a centrocampo, abbiamo recuperato tutti, quindi siamo in 4. Quindi ci siamo, fino a 2 settimane fa eravamo in 2. e quindi adesso sì. No, non lo so, dovrò optare anche per questo benedetto modulo che tutti chiamano. Io penso che sia più interpretazione degli uomini che più per i numeri. Quindi dovrò valutare tanto.
però avere a disposizione tanti giocatori a me piace, anche se dovrò fare delle scelte. E siccome non l'ho mai detto, la forza del Vicenza dovrà essere che chi starà fuori dovrà essere pronto per 20, 10, 5 minuti a dare quella forza che sanno loro. No, chi non accetterà questo sicuramente allora non vorrà bene alla Vicenza e andrà sicuramente non allo scontro con me, non vorrà capire che allora non ci siamo capiti, perché qui non ci sono 11 titolari, ma ci sono 23 titolari. Poi è chiaro che io devo fare delle scelte, dispiace non giocare come a tutti, come quando anch'io giocavo e non ero parte dei primi 11, ero un po' arrabbiato, però finiva lì. Poi volevo dimostrare all'allenatore di essere pronto anche per 5 minuti. E questo deve essere la forza del Vicenza. Tutti pronti per un obiettivo, che è l'obiettivo di arrivare possibilmente prima a 46-47 punti. Giulia. Anche alla destra di Bellomo ci sono due giocatori che ultimamente non hanno dimostrato di essere in piena condizione. Alla destra di Bellomo? Alla sinistra. Alla sinistra di Bellomo, quindi cosa vorrebbe dire? Che Giacomelli è... Giacomelli, se lo valutiamo per il rendimento che ha per la squadra, secondo me è esemplare, perché è uno che lotta tutte le partite, si mette a disposizione. Poi era normale che non poteva essere brillante come era un mese fa, viene da un infortunio importante, non scordiamo mai da dove arriviamo. Giacomelli viene da che il ritiro non l'ha fatto, ha avuto un'operazione importante che ancora secondo me ha qualche strascico, l'ho riportato dietro. Ha fatto tutte le partite di titolare con me, tranne due che è entrato. È normale che non sia brillante. Non esistono giocatori, a meno che non gli diamo degli additivi, ma noi facciamo fatica a bere l'acqua minerale, figurati se diamo degli additivi. E quindi può esserci un momento di calo. Vita non sono d'accordo. Vita, secondo me, ha fatto delle ottime partite, poi ha avuto, secondo me, un brutto infortunio. Non mi ricordo con quale partita, ha accusato, poi quando secondo me ha giocato ha fatto sempre bene. Poi le ultime due non ha giocato per scelta tecnica, ma secondo me venerdì potrà essere uno che ci potrà dare una grande mano. Bella. Per chiudere, ti ho fermato prima, la Salernitana, mi stavi dicendo appunto che secondo me davanti è una delle squadre più attrezzate della categoria. Due giocatori come Coda Donnarumma sono importantissimi, cioè sono due giocatori secondo me che possono ambire anche la categoria superiore. Rosina non ha bisogno di presentazione, perché è un giocatore che ha fatto anche parte della nazionale. La classifica è bugiarda, a tuo avviso? Non lo so, io questo non giudico questo. Io so solo che la Salernitana ha dei giocatori importanti, molto. Mi viene da dire anche Della Rocca, che l'ho avuto, so che apporto può dare alla squadra. Quindi la squadra è importante, ha preso un portiere ultimamente che l'anno scorso è stato premiato come miglior portiere della Serie B, che è Gomez. Cioè, ha una squadra importante, poi tutti ti ribaltano a te, io leggo, noi siamo più forti, no? Io dico che io la squadra mia non la cambio con nessuno, ma questo lo dico sinceramente, perché so cosa mi danno. Però poi bisogna essere coerenti e dire tutti che abbiamo due buone squadre, il Vicenza è una buona squadra, ma anche la Salernitana è una buona squadra. Posto, va bene. Posto, potete andarvi siamo a cambiarmi e pronto. Grazie, mister. Siamo la TV, ragazzi, a posto. Questi due qui sono scarsi.